Ciao ragazze, video outfit dopo tantissimo tempo. Oggi pomeriggio vado al centro commerciale a fare un po' di shopping e poi andrò al cinema a vedere Breaking Down parte 2. E volevo farvi vedere come mi ero vestita. Allora, beh, visto che sono qui, è un trucco molto naturale con toni molto chiari. Un gloss, il blush origami di NYX Cosmetics. Come accessori ho messo questo paio di orecchini con tutte queste foglioline sul dorato. E questi mi pare di averli presi da Brigitte Bijou. Poi come smalto ho lo smalto quello di Breaking Down, che è questo della collezione, e questo è lo 03 A Piece of Forever. Forse mette a fuoco. Poi qua ho il mio orologio Seiko e come braccialetto ho questo braccialetto che ho preso ancora 2 o 3 anni fa, che è in argento. E ha un cuorino Swarovski e un lupetto in ramato. Questo l'avevo preso in occasione di New Moon. Poi, vabbè, capelli ondulati e basta come accessori. Come maglia indosso questa maglia che ha un golfino e una camicia incorporati. Questa l'ho presa da Piazza Italia un paio di anni fa e non so come farvela vedere. Allora, appunto, una camicia con questi bottoncini, dopo questo scollo a V. Scusate il sottofondo. E in pratica ha le maniche corte, però è tutto attaccato. Infatti la camicia parte da qua ed esce e ha questi due bottoncini, quindi questa camicia ha queste righe rosse. Questa camicia si può anche rivoltare e quindi, come vedete, c'è un bottoncino, c'è il laccetto e diventa una manica corta, ma ovviamente non è il caso visto che comincia a far freschino. E cerco in qualche modo di farvela vedere intera. Allora, la maglia è questa. Come potete vedere è abbastanza lunga ed ha questi gioco, quindi con queste trecce verticali. Poi come pantaloni ho questi jeggings con i due bottoncini dorati, con mini cerniera, questi passanti, queste taschine finte. Sono fatte così. E sono di Tally Whale e queste invece sono vere, quindi queste sono vere e finiscono, vedete, molto molto strette. Ai piedi ho questi stivaletti in camoscio e che hanno questa rosellina con queste frange, quindi questa fascia che li rende un po' più eleganti, ecco, un po'. Come giubbino ho un cappottino nero, adesso ve lo mostro, e una pashmina sui toni appunto del nocciola, che così riprendono anche i stivaletti, e una mia borsa big bag, perché così posso mettere tutto dentro, visto che non ho intenzione di andare al cinema con 3.000 borse. Vi faccio vedere subito l'outfit completo. Eccomi qui. Allora, questa è la pashmina, appunto su questi toni del beige e del nocciola. E questo è il cappottino, che arriva, non è cortissimo, ma non è neanche lungo, quindi è medio, di media lunghezza, che ha questi passanti qui sui polsi con il bottoncino, e qui appunto ha tutti i bottoncini, non ha la cintura, però è abbastanza infiancato, e qua ha le taschine
fatto così. E questo l'ho preso da Pinocchio, un negozio che si chiama Pinocchio. Come borsa, e le scarpe le ho prese da Pittarello. Come borsa, ho questa grandissima borsa, quindi similpelle, con queste specie di toppe di velluto nero. Ed ha appunto, e questa è la borsa che ha anche le due piccole cerniere qui sul davanti, in cui io metto da una parte gli occhiali da sole, da una parte un mucchietto di fazzoletti, e dietro ha questa zippa, quindi lì, nascosta. E dentro appunto ha tre scomparti, in cui quello centrale con una zippa. Come potete vedere, questa è la zip centrale. E questa borsa l'ho presa in un negozio che si chiama Scarpe Scarpe, quindi vende sia pelletteria che scarpe, appunto, calzature. Niente, io spero che l'outfit vi sia piaciuto, fatemelo sapere in un commentino. Io vi mando un grandissimo bacio al prossimo video. Ciao!